questa signora Parietti, che insomma non è molto professionale, ecco, non si è presentata a questa ultima parte della trasmissione. Purtroppo mi è stato proposto di fare questa conduzione. Io sono indecisa, sono anche molto combattuta se accettare o meno. Accetto. Anche perché insomma siamo amiche, insomma mi dispiacerebbe farle un torto, però purtroppo quando una donna non è molto professionale, io queste cose non le volevo anche dire, io la difendo spesso, però insomma quando una persona non è in grado di fare un mestiere, non è in grado di lavorare, non si presenta sul lavoro, voi capite? Questa stanza non ha più Parietti! Io mi è sembrato di vedere Alba. Senta, innanzitutto le vorrei dire che Conciata così fa pena, va bene? Anche perché lei non c'è male, sì, devo lo dire. So, però così non mi ci sono messa io. Chi ce l'ha messa? Non lo so, non ho capito. Guardi, ero nel corridoio e a un certo punto, mentre stavo camminando, sento una botta in testa pazzesca, mi sono svegliata e mi sono ritrovata qua. Cosa fa? Cosa sta facendo? Realizzo il suo sogno. Ma quale sogno? La tigre. Fuori dalla gabbia. Senta, Darla. Aia. Quando li ha rifatti l'ultima volta i denti? Non lo so, lei quando li ha fatti, scusi? No, io penso ai suoi. Come pensa di stare guardi, senza? Guardi, io le dirò solo una cosa che forse la farà stare zitta. Senta. Darla. Aia. Sa che in fondo lei è proprio sexy però vestita così, eh? Cioè, la guardi, le faccio vedere la mia parte migliore. Molto sensuale. Devo dire che... Guardi, per questa cosa ho deciso di farla uscire, coraggio. Sì, beh, io sono... Aia, ma esce? Ecco, già no, da questa parte. Sì, però come faccio a uscire che sono... ho le manette... Vediamo Sabrina. Se ci riesco, guardi. Come mi ha chiamato, scusi, quella deve essere mia cugina, una mia parente molto sì, lontana. Una... Ecco, ci sarebbe molto. Anche questa qua. Mi dispiace, ho avuto delle difficoltà, non è colpa mia. Io ce l'ho messa tutta. E questa? La ringrazio molto. Senta, per... io le vorrei dire una guardi, cosa. Lei deve anche... assolutamente Aia. Togliermi da qua. Capito? Guardi, perché se lei non mi toglie da qua... Ho anche molto caldo. Mi tolga da... Eia,